Amici di montediprocida.com, buonasera, ci troviamo qui a Bacoli al CICAS, dove si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione della SD Montecalcio per la stagione calcistica 2019-2020. Siamo qui col presidente Ciro Capuano, buonasera Ciro. Buonasera. Rosita Pilieci e il nostro sindaco Giuseppe Pugliese. Allora, tante novità per l'anno calcistico che si sta per preparare per la Montecalcio. Sì, tante novità, abbiamo fatto delle convenzioni importanti dove permetteranno ai nostri giovani non solo di fare calcio ma di fare piscina e pallavolo con prezzi, diciamo, agevolati, quindi per far sì che i ragazzi possano fare più sport a prezzi veramente modici. Poi la novità è quella dell'avvicinamento al calcio, abbiamo fatto sì che i ragazzini piccolini, dove non possono essere tesserati FGC, dove non hanno voglia di giocare a calcio ma hanno voglia di divertirsi, di correre in mezzo al campo, di scendere su un gonfiabile, di fare attività motorie, e quindi faremo un avvicinamento a questo calcio con queste nuove strutture. Inoltre ci sono tante novità, abbiamo fatto un'affiliazione col Giuliano, abbiamo fatto un'affiliazione con la squadra di New York, con Pire Curtu, che poi vedremo le interviste, dove lui fa anche le tournée di Viareggio e ci ha promesso che prima di andare a Viareggio verrà a Monte di Procida a vedere uno dei nostri ragazzi, e perché no, può darsi qualche nostro ragazzo può essere scelto. Quindi grazie presidente Ciro Capuano, parlavi di un pacchetto famiglia, quindi che comprende calcio, piscina e pallavolo, perché da quest'anno c'è una novità, la Monte Volley. Abbiamo Rosita Pilieci che ha giocato in Serie C2 e finalmente dopo 20 anni ritorna alla pallavolo a Monte di Procida. Ha seguito insieme a sua sorella, che sarei io, un corso presso la FIPAV, quindi con un attestato, abbiamo ricevuto questa qualifica e nulla, c'è tanto entusiasmo Rosita. Tantissimo, sono veramente contenta di riportare la pallavolo dopo tanti anni a Monte di Procida, questo grazie a Ciro che ci ha fatto la proposta di rivivere le belle esperienze che abbiamo vissuto, che ho vissuto più di 20 anni fa. Grazie a tutti, grazie per le risposte che stiamo avendo, perché sono tantissimi messaggi, le chiamate che stiamo ricevendo per informazioni per quanto riguarda questo sport, grazie. E infine, non per importanza, il nostro sindaco Giuseppe Pugliese. Penso tu possa essere orgoglioso della società Montecalcio, della Montevole, di tutte le società sportive, perché Monte di Procida ha tante realtà sportive e lo sport è sempre aiutare a crescere, rendere migliori un po' tutti quelli che sono nell'ambito del mondo dello sport. Sì, sono particolarmente orgoglioso dello sport montese. Noi con quella manifestazione che facciamo ogni anno a dicembre, a consuntivo di tutte le vittorie di un anno di impegno e di sport, praticamente abbiamo preso cognizione di un mondo veramente a noi nascosto prima in buona parte, ma che testimonia che Monte di Procida, oltre ad essere un'eccellenza in ambito imprenditoriale, in ambito lavorativo, abbiamo tante eccellenze, ma dal punto di vista sportivo è un'eccellenza assolutamente evidente a tutti. Quindi quando vengo invitato dalle società a questi incontri, dove ho modo di prendere atto ancora di più, di viverle ancora più da vicino le società, sono particolarmente contento. La Montecalcio ci ha sempre invitati, ci ha sempre tenuti vicini alle loro iniziative, ci ha informati costantemente, quindi di questo gli siamo grati, e abbiamo potuto aprire gli occhi su un bel mondo, una bella famiglia sportiva che vediamo oggi si allarga, diventa una polisportiva. Il volley anche io lo ricordo con piacere da spettatore, quindi anche per me è particolarmente emozionante questa notizia, e quindi vi faccio il mio caloroso in bocca al lupo. E tra l'altro voglio aggiungere anche che leggere che il direttore tecnico si chiama Piovastone anche mi crea delle particolari emozioni, perché è stato anche il mio allenatore da piccolino, anche se ero particolarmente scarso, però ricordo veramente con un piacere immenso quelle giornate, quello stare insieme, quell'andare anche a fare viaggi all'estero insieme agli amici, anche se ero sempre in panchina, non guardavo il campo giustamente, ma furono delle esperienze che mi hanno fatto crescere tantissimo. Quindi grazie a queste società sono qui a ribadire la vicinanza dell'amministrazione, l'impegno dell'amministrazione a migliorare tutte le strutture sportive. Come sapete, i lavori ci sono stati
stati, altri sono in corso in altre strutture e altri abbiamo in programma nei prossimi anni di aprile. Ho accennato stasera che la ristrutturazione dell'impianto scolastico di via Cordicella comporterà la creazione di una nuova palestra e anche la struttura scolastica di via Principe di Piemonte sarà arricchita con una nuova struttura sportiva. Tutto questo per dire con i fatti, grazie a queste società che lavorano benissimo per il nostro paese. Quindi viva lo sport, viva la Montevolle e viva la Montecalcio col nostro presidente Ciro Capuano.